noi dobbiamo preoccuparci di seguire e servire il Signore. Poi è il Signore che prevede e provvede a tutto il resto che riguarda la nostra vita. Tanto spesso noi ci preoccupiamo di tanti aspetti pratici della nostra vita, ed è giusto, però ecco, la cosa importante è che noi seguiamo il Signore, lo mettiamo al primo posto, poi Lui provvederà a ogni aspetto anche della nostra vita terrena. Tanto spesso, se noi riconosciamo la nostra vita, ci preoccupiamo di ben definire ogni aspetto della nostra vita in senso pratico, della nostra vita terrena, e tante volte invece lasciamo al caso il nostro appuntamento col Signore, cioè in questo luogo di preghiera che il Signore vuole avere con noi. Noi non ne possiamo fare a meno di questo luogo di preghiera, noi abbiamo bisogno di andare alla presenza del Signore quotidianamente nella nostra vita. Troppe volte noi andiamo di sfuggita in questa vita, ma noi abbiamo bisogno di sederci ai piedi di Gesù per ascoltare le sue parole. Quello che possiamo offrire a questo mondo non è tanto l'oro e l'argento, sicuramente l'oro e l'argento serve per dei bisogni materiali, ma il mondo ha bisogno del nome potente di Gesù Cristo il Nazareno. Quando tu decidi di andare al luogo di preghiera, cioè incontrarti con Gesù, sempre il nemico si opporrà a questo. Però noi non dobbiamo mai scoraggiarci, perché se è vero che il nemico si oppone sempre all'opera di Dio, è altresì vero che niente, nessuno può fermare l'opera di Dio. A volte noi non abbiamo nemmeno la forza di andare a pregare il Signore. Ma è proprio quando noi andiamo nel luogo di preghiera, cioè alla presenza di Dio, è lì che riceviamo le forze per fare la volontà del Signore. Non esiste prova, non esiste motivo, non esiste difficoltà o malattia o situazione che possa impedirci di andare nel luogo di preghiera. Perché quando noi andiamo al luogo di preghiera, stiamo alla presenza del Signore, è lì che il Signore ci dà la vittoria, è lì che il Signore ci tocca, ci parla, ci dà la forza. E noi vogliamo chiedere aiuto al Signore.